Giornata di straordinaria valenza, quella di ieri, per Marina Di Caulonia e i suoi studenti. All'Istituto Comprensivo, infatti, è stata festa grande per l'intitolazione della struttura a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, i due magistrati uccisi dalla mafia in Sicilia. Una manifestazione ricca di contenuti e di significato, voluta intensamente dalla neodirigente scolastica Maria Rosa Monterosso. Abbiamo voluto fortemente questo momento, che è quello di intitolazione della scuola ai due giudici, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Quindi soltanto perché ci fosse un momento comune in sinergia con tutte le istituzioni per ricordare quanto sia importante nella società di oggi che tutte le istituzioni e anche le associazioni presenti nel territorio collaborino per la crescita della personalità dei nostri alunni e li aiutino a creare delle coscienze civili, autonome e responsabili. Tra i presenti anche Diego Boucher, direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, ed Enzo Guidotto, membro di Scuola e Legalità del MIUR. A rappresentare le istituzioni, inoltre, il presidente della provincia di Reggio Calabria, Giuseppe Raffa, che ha donato agli studenti un defibrillatore con l'augurio che non debba essere mai usato, gli assessori per Francesco Campisi e Mario Candido, ed un entusiasta sindaco Giovanni Riccio. Oggi, nonostante ci sia un tempaccio brutto, direi che è una bella giornata per Caulonia, perché quando ci presentiamo tutti insieme con illustri ospiti ad aprire le porte ad una scuola a cui abbiamo ridato dignità, perché era in condizione fatiscente, direi che è una bella giornata, una vittoria per tutti. Quindi oggi siamo, come dire, gratificati del lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Vedo tante personalità legate al mondo della scuola e questo mi fa enormemente piacere. Io ringrazio tutti coloro che lavorano nella scuola, come iniziare dalla dirigente a tutto il personale ATA, a tutto il corpo docenti, che credo insieme a noi, all'amministrazione, in questi anni abbiano lavorato per far crescere i ragazzi. Per quanto riguarda l'intitolazione a Falcone e Borsellino, io direi che c'è poco da dire. Il messaggio che deve passare ai ragazzi soprattutto è un messaggio di forte, di senso della legalità. Non vorrei che passasse il messaggio di eroi, perché né Borsellino né Falcone erano degli eroi, erano delle persone normali che avevano un grande senso del dovere e quindi questo è il messaggio che vorrei che tutti i ragazzi che entrassero in questa scuola perché è quello che l'obiettivo che vogliamo raggiungere. In prima fila anche il capitano dei carabinieri Antonio Di Mauro, una giornata che si è aperta con il taglio del nastro da parte del direttore Boucher, del primo cittadino e di una studentessa. Dopo l'inno nazionale eseguito dagli allievi dell'indirizzo musicale è stato il momento degli interventi, tutti inerenti ai giudici siciliani e gli uomini della scorta tragicamente scomparsi. Una giornata unica accompagnata da entusiasmo e tante speranze per il futuro dell'istruzione a Caulonia.